È una cosa incredibile, credi? È una cosa assurda. Le lamentele ad oggi non sono servite a nulla, o quasi. Dopo il cambio di viabilità, corrotatori e restringimenti di carreggiata, è stato rimosso solo un piccolo dosso. D'altra parte, però, nonostante l'assessore Tonelli ne assicuri benefici con la diminuzione della velocità, alcuni residenti continuano a ribadire, a gran voce, che le modifiche apportate in via Trave sono pericolose per l'incolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti. Tra loro Giorgio Francolini, che nei mesi scorsi aveva allestito anche una bancarella con i cimeli delle auto lasciati lungo la strada. Giorgio, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di Via Trave. Che cosa è successo in questi ultimi mesi? Ah, praticamente nulla. Non si vede un vigile da esattamente 10 mesi e 11 giorni. Mai una pattuglia, e ne vedo tante in giro per Fano. Lei ha fatto diverse proteste anche insieme ad altri residenti. Che cosa si sente di chiedere ancora? Quello che mi sento di chiedere sono tanti perché. Perché non hanno messo, come da noi richiesto, una telecamera? Perché non hanno messo pattuglie di vigili a fare prevenzione, non multe, prevenzione per circa una settimana, 10 giorni, contro le moto, i motorini e le macchine? La velocità eccessiva, il rumore è pazzesco, bisogna chiudere le finestre e si muore dal caldo. Quindi è un'amministrazione che, mi viene da dire, se ne frega completamente, oltre che dei residenti, dei cittadini fanesi. Il traffico, infatti, secondo Francolini, è maggiore nelle ore di punta, soprattutto in inverno, quando i genitori portano i figli a scuola. Dalle 7 alle 8 del mattino, dalle 11 a mezzogiorno per il rientro e così via alle 19 alle 20. Non parliamo di sera, da mezzanotte in poi è una tragedia. Per i residenti è una vera tragedia. Vi siete rivolti a un avvocato? Ci siamo rivolti, ho chiesto un avvocato e per la lettera ci è stato chiesto la somma di 800 euro. 3-4 cittadini assieme a me abbiamo detto no, la cifra è elevata. Quindi faccio un appello a un avvocato che prenda a cuore la situazione di Via della Trave e che non mi faccia spendere una cifra, diciamo, spero abbordabile, magari anche gratis, e lo ringrazio anticipatamente. Francolini poi si è rivolto agli amministratori locali. Ma io mi chiedo perché, ma dove vivono queste persone che amministrano la nostra città? Hanno fatto un progetto, l'assessore ha deciso, non è stata sentita, ha continuato a fare di testa sua assieme all'ingegnere Ansuini. Ok, mi sta anche bene, sono loro che decidono, ma vieni a vedere se quel progetto ha dato i risultati sperati. Non si è visto mai nessuno, mai nessuno. Il cemento sta proprio, viene portato via a pezzi ogni giorno. Ieri mattina quei nuovi vicini di casa, davanti alla loro casa, due cerchioni. Ha guardato, ha detto, ma non sono miei. Allora io passavo di lì, ho detto, guarda, qualcuno che è andato a sbattere contro lo spartitraffico, contro l'aiuola, e ha perso il cerchione. Non si fermano neanche a raccoglierli. Io sono di sinistra da una vita, ma non vedo l'ora che questa amministrazione, ammesso che sia di sinistra, vada a casa.